siamo all'ECMA 2015 con Michele Pirro, che quest'anno ti abbiamo visto in azione su diverse gare della MotoGP, ma tu sei davvero trasversale tra Superbike, campionato italiano, insomma, adesso vai in vacanza, la prima domanda è quella, si fa un po' di vacanza o no? Ma in realtà no, perché abbiamo ancora un test molto importante che praticamente è l'ultimo per quest'anno prima della pausa, e quindi è importante capire bene le ultime cose per fare poi la moto definitiva, e la base definitiva per i test di Sepang. Quindi non è ancora vacanza, ecco, la vacanza, diciamo, tra virgolette, per modo di dire, dopo l'ultimo test, quando comunque per circa 2 mesi non useremo le moto da corsa, e quindi c'è un po' più di relax. Però fino a tutta la settimana prossima bisogna stare essere concentrati, perché è fondamentale. Senti, naturalmente la domanda è legata agli ultimi test, cioè i primi test Michelin, ovvero gli ultimi che hai fatto. Le tue considerazioni e sensazioni, magari anche in funzione dei tempi, che forse non ve li aspettavate già così buoni o vi aspettavate qualcosa di più? Sensazioni ancora a caldo, insomma, del nuovo rapporto con Michelin. Ma considera che io le Michelin ho cominciato ad usarle già da un po' e sapevo del potenziale, di quello che avevano di buono e delle differenze che c'erano con Bridgestone. Non mi sono stupito di quello che è successo comunque sia nei test, ultimi test, che nei test in precedenza, perché comunque anch'io ho sofferto già l'anno scorso questo passaggio Bridgestone-Michelin. Però quest'anno, siccome ho usato 3 gomme diverse, tra virgolette, mi sono cercato di adattare, mi sono adattato a queste situazioni nelle varie categorie, anche al cambio moto e a 3 gomme diverse. Quindi io credo che sia stato un test positivo dal punto di vista per conoscere, far conoscere ai piloti le gomme. Però alla fine quello che è successo un po' era prevedibile, perché sai, innanzitutto hai provato in una pista dove hai corso fino a qualche ora prima, con gomme che usi praticamente da 10 anni, è difficile switchare subito e pensare. Secondo me solo già bastava andare su una pista diversa, le cose sarebbero cambiate, perché è successo anche a me. È solo iniziare su una pista dove non avevi corso, ma iniziare da zero, sai, la prendi con calma, i riferimenti li fai un po' alla volta e magari al limite ci arrivi un po' alla volta. Correndo sulla pista dove hai fatto l'ultima gara di un mondiale particolarmente veloce, tra virgolette, perché è stato un mondiale, credo, il più veloce di tutti i tempi, perché tempi strepitosi, ritmi gara strepitosi e pressioni mediatiche per tutto quello che è successo, quindi tutti volevano far bene. Questo è stato, secondo me, un po' il grosso problema. Credo che già da Jerez settimana prossima le cose si stabilizzeranno, e come abbiamo visto i tempi comunque si possono equivalere. Voto a Michele Pirro in questa stagione come pilota su tutto quello che hai fatto, datelo, te lo meriti, ti sei fatto anche un mazzo a capanna quest'anno, si può dire, no? Sì, in TV non si vede molto, perché in TV si vede solo magari quando corro. Dispiaciuto per come è andata la gara a Misano, dove eravamo sia io che la moto, eravamo in gran forma per fare una gran gara, ma un problemino ce l'ha impedito. Però sono contento e devo ringraziare Ducati, Gigi, per la fiducia, perché anche nelle gare che ho fatto sono stato sempre tra i più veloci, e le categorie che ho fatto, anche se non sembra facile, ma sono contento, perché anche fare il campionato italiano, che tutti pensano che è un campionato di livello minore, vi assicuro che non è facile, perché salire su una moto che è completamente diversa, delle gomme completamente diverse, andare a fare la Superbike con una moto mai provata e gomme diverse, fare la MotoGP, Bridgestone, Michelin. Sono contento perché alla fine tutte le categorie che ho fatto sono stato sempre tra i più veloci, e questo secondo me non è poco, ma voglio migliorare ancora, e con l'arrivo di Stoner spero sia ancora un ulteriore stimolo per migliorare le mie prestazioni. Poi in futuro chissà, possono tornare utili anche per fare qualcosa di importante. Ci hai dato una notizia interessante. Ultima considerazione, il tuo pensiero su EICMA, e poi ti chiedo di fare un saluto. Michele Pirro saluta i nostri spettatori.
Sì, io credo che EICMA negli anni è diventato sempre una cosa molto importante, una fiera molto importante. Sono contento che l'hanno spostata, perché di solito era in coincidenza con l'ultima gara della MotoGP, e questo creava un po' di problemi in passato, perché sai, se venivi i primi giorni poi dovevi scappare a Valencia, invece così sei un po' più rilassato. E quindi devo fare i complimenti all'organizzazione, e ogni anno mi sembra di vedere sempre più gente, quindi vuol dire che sia il mercato della moto che degli appassionati è in crescita, oppure c'è movimento. E quindi complimenti a tutti, a tutto lo staff, e un saluto a tutti gli amici dell'EICMA, i visitatori, e venite a visitare la fiera, perché merita.